Semplicemente lui è innamorato dalla forma delle lettere, cioè sono arrivati a un'astrazione, la fonte già come per se stesso, senza cercare un significato oltre. I'll cut the cardboard to chrome, pulling shapes out of sky, all gone neon from gray, lightning rods in the rise. And the rest of long dance with your talk of the past. Pull the cars round the field. Let the hazard lights flash. Zoppato in un genere molto, credo, sentimentale, ossia tutto il suo erotismo, tutto ha usato una pintura di strada. Make it like this, here's one. Sono stati fatti in una notte, come gli interventi che lui fa sulle strade, però lui è portato proprio al suo intimo erotico, lo plasma nella città, l'intimità erotica di una persona plasmata sulle strade, può essere anche provocante, però prende tema come le donne incinte, il parto, e allora è molto forte pensare che un graffitista disegni un parto su una parete di una città. Eron c'ha molto la stampa italiana del manierismo, del perfezionismo, di cercare con le spray quasi un iperrealismo, cioè quello che si vede in Eron soprattutto è la maestria. E dopo la sua personalità, che è una persona molto, potrebbe dirsi un po' naif, però è una persona molto sensibile, molto ingenua, e tutta l'ingenuità sua la riflette le tematiche dei suoi quadri, però lì lui ha sviluppato lo spray quasi in un iperrealismo di una maestria con lo spray che sembrano quasi delle fotografie. Dove il carattere, la fonte, la lettera, per la sua forma creativa e con le
con tutto l'intervento che ha avuto la grafica dopo sulla forma già creativa originale della lettera, lui ha fatto queste installazioni fatte solo con lettere e dopo quello che sembrano incredibile sono le foto, perché sembrano tutte lavorate in computer, in realtà sono fotografie dell'installazione, però anche questo è praticamente la stessa origine che i graffitisti quando della fonte, del carattere, hanno fatto una forma d'arte. Auf der Straße. Man kann das filtern natürlich und man sieht vielleicht was wieder was Neues. Wieso schon und wieso vorprogrammiert? Das ist ein bisschen was.